Dolcetto? O scherzetto? Si sta avvicinando Halloween, quindi non possiamo non giocare a un nuovo gioco di Halloween. Sì? Tra l'altro i giochi paurosi sono quelli che ci richiedete sempre più spesso. E io voglio il dolcetto! Mettetevi comodi, prendete i popcorn e iniziamo questa nuova avventura assieme. Via via via! Eccoci qua, il cattivo di oggi è questo pagliaccio cattivo. Vediamo che cosa ci aspetta. Eccoci. Ho sentito che questa casa infestata è spaventosa. Ehi, lascia giocare la verità, eh? Ho il coraggio. In che senso? Aiuto. Ti sfido ad entrare. Quindi inizia lui e ci sfida ad entrare. Ma noi entriamo, non abbiamo mica paura. Oh guarda, ci sono delle ossa. Scriveteci nei commenti che cosa vi fa più paura. Che tipo di mostro vi fa più paura. Vitale si è già sfracellato. Mi sa che quello che fa più paura a Vitale sono queste ossa giganti. Allora, a noi cosa fa più paura? Allora, a te cosa fanno più paura? Fantasmi, scheletri, mostri, i fantasmi, vampiri. I fantasmi mi fanno molta paura. Ma i fantasmi non puoi vederli. E che c'entra? È pur proprio per quello, proprio perché non li puoi vedere che fanno paura. A me invece fanno più paura i mostri, i mostri sì, soprattutto quelli che sembrano tipo degli insetti o tipo il Demogorgone. Sì, quelli mi fanno più paura. E voi qual è il personaggio di Halloween che fa più paura? Scrivetelo nei commenti. Ma siamo arrivati in una casa, stiamo entrando. Wow, siamo in una casa stregata. Okay. Ecco la fusione tra Anita e Vitale. Va bene, lo ammetto, sono un po' spaventato. Credo che dobbiamo saltare sopra queste zucche. Via, saltiamo sopra le zucche. Ho paura che le zucche caschino. Halloween, che bello. La mia festa preferita. E io adoro le zucche di Halloween. Tu adori mangiarci le zucche. Anche? Non solo di Halloween, ma in generale tu adori mangiare le zucche e qualsiasi altra cosa. Dai che sono in vantaggio, dai che sono in vantaggio. Oh, attenta, queste ossa cadono. No! Sei caduta. Sfracellamento. Uno pari per gli sfracellamamenti allora. Dov'è Vitale? Sono qui, lì. Ti stavo aspettando. Oh oh oh. Non devi aspettarmi perché questa è una gara. È una gara. Chi allora arriverà prima vincerà la challenge. Andiamo. Oh ma no, mi fa cominciare tutto da capo qui, da queste ossa. E io non capisco dove devo andare qua, sopra questi occhi forse. Dove sei? Sto camminando su degli occhi giganti. Wow. Dai Vitale, sfracellati. Eccomi. Subito. Aspetta, stavo salvando. Vediamo se si sfracella. No. Tanto io sono comunque in vantaggio. Come l'ho detto. Corsa. Vieni, non sarei ancora corta. Vado. Però. Sì, certo, ciao. Oh, queste ossa. Nello stesso punto ci siamo sfracellati di nuovo. Eh sì. Riproviamo. Allora bisogna stare molto attenti qui, eh. E soprattutto chi sta avanti. Via, veloce. Ce l'hai fatta. Sì. Non ci posso crederci. Anche i ragni giganti fanno parte di Halloween, ok. E ad Anita fanno molto paura i ragni giganti. A me fanno più giganti paura i ragni giganti dei mostri. O i mostri. No, i ragni giganti. A te fanno più paura i fantasmi dei ragni giganti. Assolutamente sì. A voi cosa farebbe più paura, un fantasma o un ragno gigante? Andiamo avanti, non se n'è accorta ancora Anita. Perché mi sono sfracellata? Cioè, è solo un tappeto. Sono già due stage avanti. Via. Come non detto, sfracellato. Infatti non ti vedo più. Ah no, ma io sono già avanti. Sono al prossimo. No. Comunque questa casa stregata è bellissima. Io adoro le case stregate. Queste che cosa sarebbero? Dei lenzuoli. Cosa c'è tra ancora? Ho capito. Sono troppo alti. Scusami. Ho capito. Questi lenzuoli servono a scappare. Cioè, però non li devi toccare. Come nei film. Avete presente nei film quando provano scappano a scappare? Scappano dalle prigioni. Legano nelle prigioni. No, scappano in generale. Legano un lenzuolo, fanno i nodi e poi si calano giù dalla finestra. Voi non lo fate, mi raccomando, perché no, è pericolosissimo. Si può fare solo nei film. Esatto. Ma dove devo andare? Ciao Anita, guarda qua sopra. Ciao, guardami. Come ciao, hai fatto ciao. Ad arrivare fino là sopra così velocemente? Oh. Sono ancora ferma a queste tombe. Ma uffa. Che c'è? E quello che arriverà subito dopo è un po' spaventoso. È un mostro? Un vampiro? Diciamo. Interessante. Non vedo l'ora di vedere che cos'è. Vediamo. Siamo in un cimitero. Ma mi devo buttare. Sembra un cimitero. Sopra. Sì, buttati, è morbido. Via.
Wow, figo, è bellissimo questo escape room, è fatta super bene. Eh sì, dice, salta sulle mie spalle, poi usa le lapidi per attraversarle. Ok. Ah, sì, certo, è normale saltare sulle lapidi per passare da una parte all'altra. Ma mi sono sfragellato, non ci posso credere. Vabbè, tanto sei morto qua, sei già al cimitero, quindi puoi anche rimanere lì. Vabbè, effettivamente. Guarda cosa ci aspetta. Ho visto, sì. Un portale dentro, cioè, la bocca del pagliaccio. Il pagliaccio, esatto. È un altro personaggio cattivo. No, sei caduta? No. Ok. Oh. Vabbè, perché il protagonista di questo escape room era il pagliaccio, quindi è ovvio che dovremo probabilmente affrontare un pagliaccio. Però ti volevo dire una cosa, adesso che entri dobbiamo raccogliere 500 caramelle. Tutte me le mangio, tutte me le mangio. No, devo prendere io. Dobbiamo fare dolcetto scherzetto. Vediamo. Che figo. Dolcetto scherzetto. Ehi, ma mi ha dato niente. Mi ha dato 78 caramelle. A me ha dato 76 caramelle. Io 78 di più. Speriamo che faccia gli scherzetti a Vitale. No, ehi, lasciami un po' di caramelle. Perché no, le prendo tutto io. Sempre entrare tu. Oh, 160 caramelle. Sbrighiamoci. Dobbiamo prendere più caramelle di Vitale, che tra l'altro potrebbe mangiarle tutte. Ehi, ma insomma, ti levi? No, 2,58. Non entrare nelle case in cui entro io. Vai tu nelle altre case in cui non entro io. Mi mandano poche caramelle poi. E soprattutto con me. Uffa. Via, 3,53, tu? 3,36. Ok, sono in vantaggio. Tu vai quella, io vado questa. No, vediamo, io vado tutte e due. Questa mi porterà più caramelle forse, vediamo. Ho suonato il campanello. Quanto ci mettete ad aprire? Wow! 420? 443! Qua ha già svuotato. Vitale ha già svuotato questa casa di caramelle. Evviva! Obiettivo completato! 4,98! Ne manca solo una! Si è sbloccato un nuovo scenario, tipo. Si è sbloccato qualcosa? Sei col pagliaccio. Non ancora. Lo vedi? Wow, i cancelli si sono aperti. Che cosa ci aspetterà adesso? Dai, qualcosa. Dove saranno questi cancelli? Non li vedo. Dove si sono aperti questi cancelli? Forse li dobbiamo cercare qui, vediamo. No, qua sono chiusi. Ma stai tornando indietro? Credo che dobbiamo... Sì, c'è l'uomo zucca che ci aspetta. Davvero? Eccolo qua. Eccolo. Che cosa ci dirà? Raccogli 500 caramelle. Sì, è quello di prima. Ciao. Un labirinto. Wow, addio Vitale. No, sono proprio qui dietro di te. So che il tuo punto debole è il labirinto, quindi io me ne vado. Ciao. Tanto ti stai seguendo. Sì, ciao. No, non copiarmi. Qua non c'è via d'uscita. Vediamo. Proviamo qua. Di qua. Comunque, questa? Penso che... Sì, ci siamo riusciti. Nella zucca. Chi è questo? È l'uomo zucca. È l'uomo zucca. Adesso dove andiamo? Siamo dentro una zucca. Che figo. Benissimo. Però la zucca ha le ossa? Lo sapevi? No. Cioè, non sapevo questa cosa, però sappiamo che in Roblox... Magari dovrebbe avere dei semi al posto delle ossa. È come quando in Roblox ci mangiano e poi hanno mangiato tipo le lattine intere senza essere masticate. Ehi, dove sei? Mi sono sfracellato. Sono avanti ormai, ti ho battuta tantissimo. Tu non ci approfitti credo. Del fatto che io mi distraggo e parlo. È super difficile, brava, ce l'hai fatta, mi sono sfracellato due volte lì. Sarà più veloce, sono più avanti di te. Sì, adesso vedremo. Oh no! Che cosa? Mi sono salvata. Oh, la mano del pagliaccio. Inizia ad essere sempre più difficile questo escape room. Dai, Maro, prendi Vitale! Dai, voglio vedere la mano che prende Vitale. Ah sì, io sono già avanti. C'è un'altra mano. Questa mano potrebbe prendere Vitale. Vediamo. Ma, sono queste caramelle. Sono queste caramelle. È difficilissimo. Ma quindi non sei stato preso dalla mano del pagliaccio? No, sono stato velocissimo. Aspetta. Per a quanto pare non siamo usciti da quella parte lì della zucca. Perché sono già fuori sulla strada, quindi... Beh, la zucca non ha quella parte lì. Sapete di cosa sto parlando. Dove sei, Anita? Dai, sbrigati. Sono ancora sulle caramelle. Uffa. Dai, ci sei quasi. Via, nuovo portale. Dai, sono qui. Eccoti. Dai. Siamo tornati nella strada. Uscita. Usciamo da qui. E usciamo. Wow. Che cosa sarebbero questi tentacoli? No, queste forse sono le radici della zucca. Erano le spighe così grandi. Forse bisogna stare attenti a queste caramelle. Qualcosa mi dice che siamo vicini al badge. Non devo assolutamente... E allora scappia! Siamo sfracellati insieme, tra l'altro. Devo impedire a Vitale di prendere il badge per prima! E togliti! Uffa! No, sei in vantaggio!
badge? No, 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 non scappare senza il badge. Dov'è? Ehi, dov'è il badge? Forse dobbiamo prendere una di queste faccine? Che è successo? Perché ho cambiato faccia così? E io? No, che brutta! ragazzi, credo che il badge è andato in automatico, cioè che non sapevamo che l'abbiamo preso in automatico. Ma siccome questa escape room è stata molto facile, proviamo una nuova escape room di Halloween. Andiamo, andiamo! Benvenuto nel tutorial. Cominciamo dalle basi. Ok. Questa è una casa. Sali e suona il campanello facendo click per rivelare un trucco o una sorpresa, che sarebbe dolcetto scherzetto, ma l'hanno tradotto male, trick or treat. Ok, ok. Quindi dobbiamo fare dolcetto scherzetto, fighissimo. Che figo. Se ricevi un trucco, cioè scherzetto, esatto, un mostro ti colpirà. Se ottieni uno ossequio, uno ossequio, dolcetto, le caramelle vengono gettate. Tipo, prendi le caramelle, le butti via. Fai click sulle caramelle per aggiungerle alla tua borsa. Questo rappresenta la tua caramella. Il primo numero è la caramella che hai, il secondo è la caramella massima che la tua borsa equipaggia può contenere. Ok, 0 di 25. Questo rappresenta il tuo denaro. Guadagni denaro scambiando le tue caramelle nelle stazioni di Candy Exchange o completando le missioni. Questa è una stazione di scambio caramelle. Fai click per scambiare le caramelle. Puoi anche comprarne denaro. Alcune. Ok. Figo. Questo è un personaggio. Parla con loro per conoscere le informazioni sulla missione. Ok. Jack O'Lantern. Questo è il tuo registro delle missioni per vedere il progresso. Ok. Questo è il tuo inventario. Questa è la minimappa. Molto questi bene. Questi sono i negozi dove puoi comprare borse, costumi e animali. Ok, iniziamo a fare dolcetto scherzetto. Allora, io vedo in questa casa già. Tu invece? Ma non so dove sei, andiamo insieme. Tu mi vedi? Io sono allo scambio di caramelle. Eccoti, forse ti vedo. Andiamo a fare dolcetto scherzetto a questa casa. Allora, suoniamo il campanello. Caramelle! Giacolante! Sì! Caramelle! Non scherzetto! Ciao, prendi alcuni pezzi di caramelle. Ma solo una! Sei un po' tirchio. Ah no, ce n'era qualcun'altra, dai. Okay. Io ho preso 4 caramelle, vediamo chi riuscirà a prendere più caramelle. Ehi, ma già hai cominciato tu? Io invece mi ero fermato a parlare con Jack O'Lantern che mi ha dato una missione. Devo scolpire 20 zucche per alleggerire il vicinato. Per alleggerire il vicinato, alleggerire il vicinato. Oh no, sei caduto in uno scherzetto, c'era un fantasma che veramente? Mi ha ucciso. Oh, il fantasma! Il fantasma! Sto scappando dal fantasma, aiuto, che paura! E poi è quello che fa più paura a te. Eh sì. Uffa, solo 4 caramelle. Tu, 0? 0 ancora, non sono riuscito a prenderne neanche una. Aiuto, no, un ragno, che brutto! Quindi quando escono gli scherzetti, cioè i mostri, bisogna spostarsi. Oh, ne ho presa solo una, no, 2, 3, 4, quante sono? Solo 3. Ehi, perché le mie caramelle sono diventate 0? Perché non sei riuscita mica a prenderle? Sì, ne ho preso 4, quindi vuol dire che se ti prendono i mostri ti tolgono le caramelle. Quindi questo vuol dire che io sono in vantaggio, ciao. Vediamo. Ah, meno male non era un mostro. Perché tu quante caramelle hai? Sì, ne ho già 3. Vabbè, ecco delle caramelle. Beh, giustamente questa signora ha detto che dovevo mettermi il costume di Halloween. Ah, io ho un costume giusto. Da unicorno qua, non c'entra niente. Io sono a 7 caramelle. Io 4. Ehi, ciao! Dolcetto scherzetto? Dai, devo superare Vitale, dolcetto scherzetto. Dolcetto della missione. Ehi, non risponde più questa. Mi raccomando, le caramelle non le devi mangiare, le devi collezionare per poi scambiarle con qualcosa nei negozi. Io le ho mangiate tutte già. Ma... mi ha dato un sacco di caramelle! Mi ha dato un sacco di caramelle! Che bello! Dimmi qual è la casa, così provo anch'io. Non te lo dico! Ehi, che cos'è questo? Ah, no, il fantasma! C'è un negozio con una busta sopra? No, io sono morta di nuovo. Ti ha preso tutte le caramelle? Sono in vantaggio! Ecco, Vitale, adesso andremo assieme a fare dolcetto scherzetto. Così non mi sfracello solo io, ma si sfracella anche lui. Così ti rubo tutte le caramelle? Dai, che casa andiamo? Dove sei? Vediamo che c'è qua. Io ho già preso 2 missioni, ma non so. Wow, ci sono i maghi. Wow, è bellissimo questo gioco. Si può comprare una scopa volante? Sì, ma costa 500 Robux. Costume? Andiamo a prendere un costume. Con 13 caramelle ce la farò. No, secondo me costano molto di più. Vediamo. Ehi, ciao. Come questa commessa non parla. Come si fanno a prendere i costumi di Halloween? Oh, io voglio il costume da strega. Costa troppo. Allora andiamo a vendere un po' di caramelle.
Ok. Tu non ce le hai. E invece sì, io ne ho 6. E tu quante ne avresti? 13. Dove si ricambiano? Penso che prima dobbiamo prendere un bel po' più di caramelle. Dici? Gli animali. Gli animali. Vediamo che animali ci sono. Delle zucche. Dei fantasmi. Animali zucche. Ci sono dei cuccioli di fantasma. I draghi. Dei gattini fantasmi. Voglio il gattino fantasma assolutamente. Sì, sì. Dimmi subito quanto costa. Dov'è? Ecco. Non ci credo. 160. Ci sono, c'è anche la Vespa. La Vespa, il monopattino e la moto. Sì, ma dove sei finito? Eravamo al negozio di animali. Io sono andato qui. Guarda, mi sono qui. Ecco, mi vedi? Ciao, ciao. No, non ti vedo. Sei ancora nel negozio? Sì, tu sei scappato nel frattempo. La caverna dei cristalli. Wow, ci sono veramente un sacco di cose da poter comprare qua, è fighissimo. Ecco, la vedi la Vespa? Prendiamo il problema Vespa. È che siamo poveri. Quindi dobbiamo continuare a fare. No, ci ho scherzato. Andiamo, andiamo. No, aspetta, qua non ci sono case. Dove stai andando? Tappo di zucca. Credo che sia dove ci sono le zucche, dove coltivano le zucche. Il campo di zucca. Infatti ce ne sono tantissime. E cosa belle. Si può fare qui? Si possono prendere? Cosa c'è qua? Parliamo con lo spaventapasseri. E che dice? Ehi, hai un secondo? Aiuto uno spaventapasseri, i miei arti sono stati rubati dai corvi. Oh, poverino, sì. Sono volati via con loro, ho bisogno di entrambi gli arti. E dobbiamo trovarli. E poi ci darà una ricompensa di 60. Oh, via, andiamo a prenderli. Wow, accettiamo la missione, però come facciamo ora a trovare questi corvi? Perché li trovi pian piano. Eccolo, lo vedi, qua c'è un corvo. Oh, corvo, ehi, vai via, col braccio. Dammi subito il braccio dello spaventapasseri. No, non ce l'ha questo corvo. Vediamo se qui in sono giro. Stati gli altri corvi a prenderlo. Comunque prima stavo facendo un'altra missione e effettivamente ho trovato. Oh, forse qui ho trovato qualcosa. Oh, una scopa rossa, però bisogna fare la missione. Io prima ho trovato dei pezzi di zucca che stavo prendendo per un'altra missione, ma... Ma non l'hai completata? No, non l'ho completata, ovviamente. Quindi questo gioco è pieno di missioni da fare, un pieno di ricompense. Già, mi piace tantissimo. E voi lasciate un bel mi piace, perché se questo video raggiunge 5.000 mi piace, faremo anche una seconda parte con questo gioco in cui proviamo a completare più missioni possibili. Ma ora proviamo a recuperare un po' di caramelle. E un po' di soldini. Qualcosa. Cosa c'è qua? Oh, che bello qua. Dice di parlare con il signor Fungo. Aiuto! Questi elementi hanno rubato la nostra casa. Che cosa? Mettili a dormire, così possiamo riprendere la nostra casa. Ok, accettiamo anche la missione di Mister Fungo. Tu te stai credendo. Io ho trovato Angela, che in realtà era tipo un drago. Era un dinosauro, non ho capito che cos'era. Aiuto, cosa devo fare? Devo farli addormentare, questi sorta di robot. Ehi, vieni ad aiutarmi in questa missione. Un attimo, sto scambiando le caramelle per dei soldi, così posso comprarmi il costume. Quanto ti danno per una caramella? Allora, se vendo 10 caramelle... Sì? Vediamo, seleziono tutto. 13 caramelle equivalgono a 6,50 centesimi di soldi. Troppo poche. Quindi ti conviene prendere più caramelle. Sì, direi sì. Io sto completando la mia prima missione. Sto facendo addormentare questa sorta di robot. Così poi Mister Fungo mi darà la ricompensa. Meno male non mi attaccano. Ok, addormentato. Ne mancano solo due. Devi far addormentare 7, quindi. Comunque questo posto è bellissimo. Cioè, questa mappa è molto grande. È bello perché puoi fare più di una cosa, no? Sì. Non solo raccogliere la caramella, ma fare anche le missioni secondarie. Sì. L'ultimo. Vediamo cosa succede adesso. Sì. Torniamo da Mister Fungo. Eccolita. Ormai è troppo tardi. Ho già finito la missione. Vabbè. Ehi, Mister Fungo, ha fatto come vi ho detto. Grazie mille. Tieni il tuo, la tua ricompensa. Quanto ti ha dato? Mi ha dato 30 dollari. Oh, wow. Prima. Ora ho 45 dollari. Dove andiamo? Proviamo da questa parte della mappa che non l'abbiamo ancora vista. Ok, bellissimo esplorare questa città di Halloween. C'è qualcosa qui. Dai, andiamo a fare dolcetto scherzetto qui. Così prendiamo delle caramelle. Sì. Qua c'è una persona normale, non c'è un mostro. Ok, andiamo subito a suonare allora. Campanello. Ehi, esci. Dai, brigati. Dai. Ehi, sono mia, non te le prendo tutte tu, mi raccomando, le voglio anch'io. Ma non le possiamo prendere, le può prendere solo lei forse? Ma come? Adesso suono di nuovo. Ehi, quindi solo chi suona il campanello può prendere? Credo di sì. E allora ciao, vado sull'altra parte. Brava. Oh, che carino. Un gatto, no, non è un gatto.
è un pipistrello. Come ha fatto a vedere un gatto? Ma sembrava un gatto nero volante. Non ci posso credere, mi ha dato tantissime caramelle. Uffa, io ne ho zero. Ma perché ogni tanto spariscono le caramelle? Non capisco. Perché le devi raccogliere velocemente, altrimenti vanno via. No, spariscono dal mio inventario. Prima ne avevo 4, 5, 6. Adesso non ci sono. E te ne sarei mangiate? No, semmai me le rubate tu mentre no, guardavo. Io le vendo. Seleziona tutto. $10 e 50. Via! Dolcetto scherzetto. Vediamo. C'è un gattino qua dietro. Ho trovato un gattino nero. Un ma gattino puoi nero. Adottarlo? Mi sembra molto arrabbiato questo gattino nero. Forse non vuole fare amicizia con te. No, è un po' scioccato. Aiuto! Che succede? Sono stato attaccato da un pipistrello. Così impari ad andare in giro con tutte quelle caramelle. No, le ho vendute. Che bella serata per fare dolcetto scherzetto. 10 caramelle. Oh no, ne avevo lasciato 2 qua. Ma io solo 3 ne ho prese. Io ne ho 12. Ah, ma io le ho già vendute 20. Ah, eccolo, scambio di caramelle. Vediamo quanto mi do per 12 caramelle. Oh, $51! Davvero? Ma sono tantissimi. Cosa compro secondo voi? Un costume? Un costume? Io voglio l'animale, voglio il gattino. Io mi voglio trasformare in zucca invece. Secondo me ti sta molto bene il costume da zucca tondo. Vediamo quanto costava il gattino. 160! Davvero? Ma così ci tanto? Troppo tempo! Vediamo quanto costa la zucca. Ah, potrei prendere la zucca felice. Che figo! Oppure il fan. No, non come la zucca felice? La zucca cattiva, come felice? Ci vuole la zucca cattiva? Prendiamo la zucca cattiva allora. Sì! Ora ho solo $1 però. Ehi, dov'è la mia zucca cattiva? Ehi, è questa? No, non è questa. Come faccio a portarla con me? Ah, devi andare in inventario e poi da lì prendi il costume e lo indossi. Eccola qua, la mia zucca cattiva verrà sempre con me. Si muove in modo un po' strano. Vediamo se mi farà guadagnare più caramelle. Può essere, lo sai? Sarebbe molto bello prendere anche qualcosa per muoversi più velocemente. Vediamo quanto costano. Costeranno poco? Ma non ci sono più i fantasmi alle case, ne ho dato? Ogni volta ci danno le caramelle. Perché sei fortunato! Ah sì, dici? Uffa, ma costano troppo questi! Potremmo prendere lo skate! Solo 80! Oh. Vediamo, forse la mia zucca spaventerà i mostri e quindi mi daranno solo caramelle adesso. Dici? Vediamo. Ehi, non c'è tu scherzetto! Sì, caramelle! Caramelle anch'io, caramelle! Quanto costa la moto? 170! Veramente? Troppo. È tantissimo! Sì, infatti, quanto tempo ci vorrà per avercela? Di più! Dobbiamo completare delle missioni, forse facciamo prima. Oh. Prima delle caramelle. Stavo tessendo la mia ragnatela quando sono rimasto bloccato, mi dice il ragnetto qui. Dov'è? Bloccato in un nodo. Districalo per me e posso pagarti. Oh, ok. Ehi, anch'io voglio fare questa missione. Dimmi dov'è. Io farò la missione della strega allora, vediamo. Oh, questo sembra molto facile. No, i gatti neri sono scappati. Puoi trovarli per me, posso darti un gatto se lo fai. Sì, dall'inizio. Veramente? Che io volevo un gatto. Accetto subito. Devo trovare 6 gatti. Ehi, ma questo non mi darà quindi nessuno. Cioè, oh no. Poi non posso prendere la moto, però voglio un gatto. Merlino. Ma lo sai che ho fallito la missione del ragno? Impossibile districare il nodo. No, mi dispiace per questo ragnetto. Cioè, ragnetto è gigante, è un ragnone. Invece qua Merlino mi dice: come Merlino? Puoi prendere il volo con il game pass della scopa volante. Sì, ma costa 500 robux. E invece vediamo cosa dice il mago. Ciao saggio, puoi dare una mano? Sì, Google Translate. Il mio equipaggio ha perso 3 scope rosse. Se le trovi ti ricompenseremo. Sì, ma io ne ho già visto qualcuna. Ma non te le fa prendere prima? Le devi andare a cercare adesso? Sì, infatti non mi ricordo dove erano. Vabbè, comunque ho accettato la missione. Vediamo se ci sono forse altre. Sì, è meglio accettare le missioni perché si fanno più soldi. Stavo volando per la città e ho perso mia madre. Ah, pensavo che avesse perso i pipistrelli. Ti prego, riportami da mia madre. Ok, riportiamoti da tua madre. Tu stai trovando un sacco di missioni. Missione Batti? Ah, Batti è il pipistrello, non avevo capito. Ma pensa di aver capito dove è Batti? Dove è la mamma di Batti? Dove va? Ah no, non era qui dietro, in mezzo alle case. Comunque io ho un animale che mi insegue.
Ah, forse tu hai la zucca, io il pipistrello. Tu sei laggiù, vero? No, sono in mezzo alle case. Questa è la missione. No, no, sono due giocatori. Ehi, voglio più missioni che... Oh, ho trovato un pipistrello, che è carino. Quello lì, è quello lì che sto facendo adesso. Aiuto, stavo volando per la città, ho perso mia madre. Ma quindi il pipistrello ha perso sua sì, madre. Sì, sì, poverino. Portami da mia madre. Sì, ho accetto la missione. Allora, io credo di averla vista. Però non mi ricordo dov'era. Ah, mi sta seguendo, ma che carino. Sì, sì. Oh, forse l'ho trovata, vai sempre dritta in mezzo alle case. Vediamo, vediamo, vediamo se lei... Dove esattamente? In mezzo alle case. Eh sì, è tutto pieno di case qua. Anch'io vedo qualcosa là. Parla con mamma di Batti, sì, è lei. Bravo! Ehi, un gatto e un pipistrello. Mamma, eccoti! Io ho trovato un gatto e un pipistrello. No, 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 non è quello. Che cosa sono questi? E io devo dare il gatto all'altra missione, ma non lo fa prendere. Vabbè, fa niente. Ci sei riuscito? Sì, quindi. Ricompensa missione, animale Batti. Bravo! Evviva! Sciogliendo il nodo. Non mi dire che ci sei riuscita. Ah, io l'ho fallito, infatti. No, uffa. Penso non sia così facile, facile, facile da superare. Vabbè, proverò un'altra volta. Adesso vediamo altre missioni. Cioè, proviamo a completare qualche missione. Che tipo, figo. I gatti neri e la mamma di Betty. Di Batti. Ah, Batti. Parla con il vicino. Un'altra missione. È vero. È successo anche quest'anno, se pulisci tutta la carta ti pagherò. Quale carta? Per favore, pulisci tutto! Sì, ma con calma, Devo raccogliere 15 pezzi di carta. La carta igienica! Dov'era? Poverino, questo deve essere molto antipatico che gli hanno tirato la carta igienica. Gli hanno lanciato la carta igienica sulla casa. E beh, perché sono gli scherzi di Halloween, no? Ah, vuol dire che lui non ha dato i dolcetti. Sì. Ho trovato qualcosa lì, c'è un corvo. Ehi, ma tu sei riuscito a trovare le braccia dello spaventapasti? Ne ho trovata solo una. Ho trovato un gatto! Un gattino! Uno di sei. Ah, ne devi raccogliere sei? Sì, ci metterò un sacco a trovarli tutti. Sono difficili queste missioni, cioè bisogna trovare un sacco di cose. Sì. Ecco un altro gatto, che carino! Suoniamo un altro campanello, allontaniamoci per sicurezza. Oh. Ah no, caramelle, caramelle. Buh, ti ho spaventato. No, per niente. Ehi signore, per favore, aiutami, ti prego. Ma come, un'altra missione? E il mio cane è corso su uno di questi brevi alberi dietro di me. Io sono troppo basso per raggiungerlo. Per favore, aiutami. Alberi. Anche io sono bassa, quindi non so se riuscirò a prenderlo. Allora, nel frattempo prendo un gatto. Meow. E poi devo prendere qualcuno che è qua sopra. Fallito, cane non trovato. Ah, devo scuotere gli alberi per trovare il cane. Tutti gli alberi forse devi scuotere. Credo di sì, finché non lo trovo. Sei sicuro che il tuo cane è salito ad un albero? Tu che cosa hai trovato? Il cimitero. Ecco il cane, poverino. Oh no, ma fa paurissimo il cimitero. Sta dormendo. E anche io voglio vedere il cimitero, soprattutto se è pauroso. Grazie signore, l'hai trovato. Vabbè, comunque sono una femmina, ma fa niente. Fantasma. Evviva, ho preso una ricompensa. Oh, anch'io voglio vedere il cimitero. Fa paurissima il cimitero, te lo dico. Wow, allora è ancora più interessante. Il cavaliere senza testa sul cavallo dice: ciao, potresti aiutarmi? Forse è meglio non aiutarlo lui. Il cavaliere senza testa, sì. Ma il cavaliere senza testa da dove parla? Ci sono fantasmi che vagano per il cimitero. Raccogli la loro anima per permettere loro di riposare in pace. Ma tu hai paura dei fantasmi? Prendi proprio una missione con i fantasmi. Fare, però qui è facile, sembra facile, almeno è solo qui nel cimitero. Anch'io voglio la questa dei fantasmi. E io li sto raccogliendo. Ehi, ma se adesso mi dà 45 per questa missione, più 45 sto a 90, la moto costa 107? 160. Ehi, allora no, quanto ne devo fare ancora di missioni? Ecco il cavaliere senza testa. Ciao, potresti aiutarmi? Va bene, dai. Dai, qua dovrebbe essere più facile trovarli. Ma questo, ma sono questi i fantasmi, questi così luminosi? Sì, no, sono tipo quelle creature. Sì, bravo. Oh, sto raccogliendo l'anima dei fantasmi. Wow. 7 di 10, me ne mancano solo 3. Ecco, che sta succedendo? Sentite un rumore strano? Era il rumore del fantasma, anzi dell'anima del fantasma. Ritorno dal cavaliere senza testa, vediamo. Oh, sgancia i soldi! A me mancano due fantasmi. Grazie, potranno riposare in pace ora. Ah, bene. Ecco, $45. Uffa. Dove sono? Eccone un altro.
Missione completata anche qua. Ok ragazzi, se volete vedere il continuo a questo gioco, lasciate un bel mi piace se volete vedere altri video di Halloween. E ora vi lasciamo qua. Quattro caselline. Su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella preferita. Buona visione. Ciao.